Oh, eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati. Passato Natale, mangiato come dei bei vitellozzi. vi capisco, guarda, lasciamo stare, va. Chiudiamo subito immediatamente questo capitolo e cominciamo a parlare di cose che ci interessano di più. Pur essendo magari in clima ancora natalizio, vi verrà voglia di suonare un po' il vostro basso. E quindi cosa fare? Allora, la lezione di oggi è un po' un riassunto delle puntate precedenti, o meglio di una puntata precedente, visto che mi è stato richiesto più volte. Vorrei tornare un attimo sulla questione accordi, lasciandovi semplicemente degli esercizi per capire un po' meglio come funziona da un punto di vista teorico, ma soprattutto vedere di applicare la teoria al basso e quindi cercare di capire come si possono sviluppare gli accordi. Tutto quello che vediamo oggi può tramutarsi in esercizio di tecnica anche semplicemente mettendo un metronomo ed eseguendo quello che andiamo a vedere a tempo e magari incrementando gradualmente la velocità del metronomo stesso. Partiamo subito. Allora, quando abbiamo parlato di accordi, abbiamo detto che come definizione, gli accordi possono essere l'insieme di tre o più note suonate contemporaneamente. Ok? Questo è un breve briefing, un breve riassunto delle puntate precedenti. Quindi sappiamo che quando un accordo è composto da sole tre note, viene chiamato anche triade. La triade è un accordo appunto di tre note ed esistono quattro tipi di triadi: quella maggiore, quella minore, attenzione, quella aumentata e quella diminuita. Queste sono le quattro triadi che si prendono in considerazione. Quindi l'accordo maggiore, accordo triade maggiore. Accordo triade minore, accordo triade aumentata e diminuita. Per il momento lasciamo un attimo in stand-by aumentato e diminuito, concentriamoci sul maggiore e sul minore. Allora, l'accordo maggiore è formato dalla prima, quindi dalla tonica, meglio dire dalla tonica, dalla terza, dalla quinta, quindi prima, terza e quinta nota della scala maggiore, oppure, se vi ricordate la lezione che feci a suo tempo sugli intervalli, possiamo anche banalmente chiamarle tonica, terza e quinta, terza maggiore, quinta giusta, nel caso dell'accordo maggiore. L'accordo minore è formato da tonica, terza minore, quindi la terza minore è un intervallo di un tono e mezzo tra due note, ok? Ed è anche la terza nota della scala minore, volendo vedere. E sempre dalla quinta giusta, quindi la differenza tra una triade maggiore e una triade minore consiste semplicemente nella terza. La terza maggiore è questa nota, questo intervallo, l'intervallo di due toni, che sul basso possiamo prendere con questa diteggiatura in questa posizione, mentre invece la terza minore è quest'altra, un tono e mezzo la distanza tra le due note, e possiamo quindi suonarlo anche con questa diteggiatura. Oppure attenzione anche con questa, se vi ricordate la lezione scorsa sulle pentatoniche, sui riff rock, sulle pentatoniche, abbiamo utilizzato spesso questa diteggiatura. Ecco, questa è una terza minore ed è l'intervallo che fa parte di un accordo di una triade minore. Quindi triade maggiore questa qui, triade minore quest'altra. Alle triadi noi possiamo aggiungere delle note, perché abbiamo detto che come definizione l'accordo è l'insieme di tre o più note suonate contemporaneamente, quindi ci sono accordi di tre note, le triadi, accordi di 4, di 5, di 6 e anche di 7 note, ovvero tutte le 7 note della scala. Se voi prendete la tastiera del pianoforte, bing, e mettete sopra la mano, beccando bene 7 scale, quello è un accordo. Poi sul come suoni e perché si dovrebbe aprire un bel libro di armonia, però teoricamente niente nessuno ci vieta di dire che quello è un accordo perché ha sette note, tutte le sette note. La differenza tra quella ciofeca che vi verrà fuori e un accordo di sette note è che tutti gli accordi sono sempre costituiti da una sovrapposizione di intervalli di terza. Fateci caso anche sulle triadi Do, Mi, Sol, triade di Do maggiore, ok? Do, Mi, che è la terza di Do. Sol, che è la quinta di Do, verissimo, ma è anche la terza di Mi. Quindi Do, la sua terza, e Sol, che è la quinta di Mi, vedete in questo senso, sovrapposizione di intervalli di terze. Ora, io in matematica non sono assolutamente un fenomeno, però guardate questa cosa. Tonica, terza, quinta, 1, 3, 5, quale sarà la terza della quinta? La settima, ne salto sempre 1. 1, salto 2, 3, salto 4, 5, salto 6, 7, 1, 3. 5, 7. L'accordo di quattro note è un accordo di settima, ok? Quindi se io prendo la triade maggiore e poi vado a suonarci sopra la settima della scala maggiore, questo è un accordo di settima. Posso fare la stessa cosa partendo dalla triade minore e suonando sopra la settima di quella scala. E questa è una triade minore con la settima. La particolarità è che le settime posso scambiarle. Io posso prendere la settima a parità di tonica, quindi parliamo di Do. Io posso prendere la triade maggiore, ma anziché suonare la settima che c'è sulla scala di Do maggiore, suonare la settima che c'è sulla scala di Do minore.
dando origine a questo accordo. È un accordo, si dice, di Do settima, di dominante. Poi vedremo anche il perché di questo nome. Mentre invece, al contrario, posso prendere quella che era la mia triade minore e anziché suonare la settima che fa parte di questa scala, posso suonarci sopra la settima che fa parte della scala di Do maggiore. Accordo un pochino più particolare, triade minore con l'aggiunta della settima maggiore. Viene chiamato questo accordo minore major 7. E uno dice perché? È minore, ma c'è settimo maggiore. Ecco, come nome è lungo così da scrivere, minor major 7, però è proprio tutta la definizione di questo accordo. Mentre l'altro, porello, quello che era tutto maggiore, viene chiamato banalmente major 7, la triade maggiore, e abbiamo la settima maggiore. Ok, quindi quattro tipi di accordi di settima. Ricapitoliamo, triadi, maggiore, minore, aumentata e diminuita. Prendiamo le prime due, maggiore, minore. Vado ad aggiungere la quarta nota, sarà la settima. Per il discorso che sono sempre intervalli di terza, ne salto sempre una. 1, 3, 5, 7. Però le settime possono essere combinate. Ok, io ottengo tutti e quattro tipi di accordi di settima. Poi potremo andare avanti, salto l'ottava e avrò la nona. Quindi l'accordo di nona, l'accordo di nonna, non è l'accordo di mia nonna, l'accordo di nona non è nient'altro che un accordo di 5 note. Tonica, terza, 5, 7, 9. Tonica, terza, quinta, settima, nona. Ok? Le none, che cosa sono? L'intervallo di nona non è nient'altro che un intervallo di seconda portato all'ottava superiore. Ci siete? Se io sono in Do, la seconda di Do cos'è? Il Re, giusto? La seconda nota della scala è Re. Se parlo di intervalli, so che ho due possibilità, la seconda minore e la seconda maggiore, quindi Re bemolle e Re naturale. Ora io su un accordo maggiore posso mettere la settima e posso mettere la nona, quindi il Re. Ok, e questo non è nient'altro che un accordo major 7, 9 con la nona. Attenzione che anche le due none possono essere a loro volta alternate, non proprio su tutti i tipi di accordi, ma questo è un discorso che affronteremo magari un po' più in là. Comunque, questo serve per il momento solo per farvi capire che gli accordi di nona sono nient'altro che la continuazione, diciamo così, degli accordi di settima. Poi ci saranno quelli di undicesima e quelli di tredicesima, che non è quella che si prende negli tempi, vabbè, discorso a parte. Tonica, terza, quinta, settima, nona, undicesima, tredicesima, sono sette note. Quante note ha la scala? Sette, quindi un accordo di tredicesima non è nient'altro che tutti i tasti bianchi, solo che, ripeto, non andrebbe suonato in quel modo. E qua poi continueremo magari più in là questo discorso. Quello che invece voglio lasciarvi come esercizio è questo. Allora, abbiamo parlato di accordi, non abbiamo ancora affrontato la questione dei rivolti. Attenzione, i risvolti sono quelli che si facevano sui pantaloni negli anni 80. I rivolti senza la S, che cosa sono? Io prendo un accordo, quando lo suono, Do, Mi, Sol, tonica, terza e quinta, dico che lo sto suonando nella sua posizione fondamentale, ok? Quindi la tonica, la terza e la quinta. Questo accordo può essere rivoltato, ovvero io posso suonarlo suonando come nota più bassa, non più la tonica, ma la terza. Quindi poi suonerò la quinta, scusate, e poi metterò la tonica, ovvero l'ottava superiore. Okay? Questa cosa sul piano funziona benissimo, la vedete se avete un pianoforte, una tastiera in casa, provate a suonare Do, Mi, Sol, tutti e tre i tasti bianchi. Okay? Poi togliete questo Do, lo mettete in alto, Mi, Sol, Do. Poi fate ancora un gradino in più, Sol, Do, Mi. Okay? Queste sono tre posizioni. La prima, Do, Mi, Sol, viene chiamata posizione fondamentale. Gli altri due sono rivolti, rispettivamente primo rivolto e secondo rivolto. Ok? Le triadi hanno tre note, quindi hanno tre posizioni, la posizione fondamentale e due rivolti. Gli accordi di settima, indovinate un po', avendo quattro note, avranno una posizione fondamentale e tre rivolti. Do, Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si, Do. Sol, Si, Do, Mi. Si, Do, Mi, Sol. Ok? Vediamo sul basso come funziona questa cosa. Allora, noi sappiamo che la triade maggiore è composta da queste tre note. Sono in Do, quindi Do, Mi, Sol. Allora, il primo rivolto sarebbe Mi, Sol, Do. Il secondo rivolto, Sol, Do. E attenzione, adesso dovrei andare a prendere il Mi in questa posizione. E effettivamente questo è il secondo rivolto. Come però possiamo sfruttare noi questa cosa da un punto di vista tecnico? Ci possiamo studiare delle posizioni, delle diteggiature che ci permettano di prendere in modo, di passare in modo abbastanza rapido da un rivolto all'altro. Quindi allora, Do, Mi, Sol può essere tranquillamente questo, Mi, Sol, Do, non sposto la mano, quindi posso andare a farlo in questo modo. Sol, Do, Mi, se vado a pensarlo qui, poi avrei questo spostamento da fare.
da fare. Invece, se io mi sposto subito e vado a prendere il Sol al decimo tasto della terza corda, ottengo questa cosa: Sol, Do, Mi. Qui ripeto la posizione fondamentale, un'ottava sopra, ok? E quindi ottengo questa cosa. Volendo, io posso anche continuare. Allora, adesso ho fatto Do, Mi, Sol, potrei fare Mi e lo prendo qui, Sol e Do. Sol, Do, Mi, non avessi un Fender ma qualche tasto in più, probabilmente potrei farlo. In questo caso no, quindi mi fermo lì. Poi va da sé che voi potete trovarvele voi anche le diteggiature. Io vi suggerisco questa e vi suggerisco di fare proprio questo esercizio. Anziché partire dalla posizione fondamentale col Do, partiamo dalla posizione più bassa che posso ottenere sul basso, quindi Do, Mi, Sol. Tra queste tre, qual è la nota che posso, diciamo così, avere in un range più basso sul basso? Il Mi, perché ho la corda vuoto su un basso 4 corde. Adesso in 5 corde probabilmente potrei andare ancora più in basso, per esempio prendendo il Do al primo tasto della quinta corda, se avete in 5 corde. Invece su un 4 corde parto da Mi e cosa suono? Mi, Sol, Do. Guardate bene la diteggiatura che utilizzo, 0, 2, 3. Sol, Do, Mi, a questo punto cambio dito, mi sposto, mi fermo qui, torno indietro. Chiudere l'esercizio, metto il Do, la tonica alla fine, ok? Una volta che avrete assimilato bene questa cosa, potrete anche pensare di spostarvi cromaticamente sulla tastiera. Quindi dopo il Do avremo Re bemolle maggiore, ok? Re bemolle maggiore, guardate bene, la terza presa sotto è qui. Quindi questo è il primo rivolto, questo è il secondo, questa è la posizione fondamentale, questo è ancora il primo rivolto. Mi sposto, prendo questo secondo rivolto e prendo questa posizione fondamentale qui sopra. Arrivo qui, chiudo sulla tonica. Semitono sopra, parto dalla terza, questo è un Re maggiore. Eccetera, eccetera, e mi posso spostare avanti. Questa è una triade maggiore. Posso ovviamente andare a fare la stessa cosa con la triade minore. La triade minore avrà questa posizione fondamentale, giusto? Quindi i suoi rivolti come potrebbero essere? Se parto da qui, questa cosa è già abbastanza scomodo di suo. Ecco, potrei avere questi due, ma effettivamente questa diteggiatura iniziando col quarto dito diventa subito scomoda. Vediamo cosa succede se mi vado a spostare. Allora, qui dovrò sicuramente eseguire un allargamento, può risultare un po' più scomodo, però diciamo che in linea di massima richiama già di più quello che abbiamo fatto sul maggiore, quindi potrei suonarlo in questo modo: tonica, terza, quinta, terza, quinta, ottava. A questo punto mi sposto, vedete qua avrei la quinta è uguale a quella del maggiore, quindi vado a prendere il Sol qui, qui ho l'ottava, quindi il Do. La terza minore, anziché essere qui, è un semitono indietro. E posso chiuderla qui. Indietro cosa posso fare? Solo questo, posso partire dalla quinta, non dalla terza, perché non ho il Mi bemolle, ovviamente. Quindi posso considerare come prima posizione eseguibile il secondo rivolto, quello che parte dal Sol, che è la quinta rispetto a Do. Quindi posso farlo in questo modo. Posso spostarmi un semitono sopra. Mi sposto qui. Osservate bene le diteggiature. Io ogni volta che mi trovo al cospetto di un intervallo di quarta,
tendo a usare sempre due tette diverse, quindi non fare questo. Primo perché in questo caso chiaramente sarebbe anche abbastanza scomodo poi spostarsi, ma anche questa cosa qui risulterebbe scomoda perché comunque la specie di barré dei chitarristi da fare su due corde, soprattutto sulle corde basse, mi fa perdere un po' in precisione sull'intonazione, sulla qualità proprio della nota, del suono che esce dalla nota. Quindi io consiglio sempre due dita diverse, anche se può essere un po' più faticoso all'inizio, mettere due dita dentro lo stesso tasto non è una cosa che si vede molto spesso, soprattutto la parte di chi inizia. Provateci, provateci, riprovateci perché è importante. Quindi in questo caso mi serve proprio per utilizzare questo tipo di diteggiatura. Ok? La stessa cosa, attenzione, può essere fatta anche per gli accordi di settima, basta aggiungere una nota e quindi probabilmente avremo delle posizioni in più. Proviamo a pensare ad esempio alla triade maggiore con la settima maggiore, quindi il famoso accordo major 7. Se lo penso in do, dovrò suonare subito quattro note, ok? Dalla posizione fondamentale, tonica, terza, quinta, settima. Dopodiché, terza, quinta, settima, ottava. Mi sposto comunque qui per prendere la quinta, ma prima della tonica, dell'ottava, avrò la settima. E poi parto proprio dalla settima. Quindi viene così. E attenzione, qui posso continuare. E poi lo chiudo. Quindi partendo dal Mi, posso comunque avere una diteggiatura in più, che è questa. Poi quella di Sol, che è un'altra. Quindi primo rivolto parto da Mi, secondo rivolto parto da Sol. Ovviamente questa cosa poi posso anche portarla sugli altri accordi di settima, quindi la triade rimane maggiore, ma metto la settima minore. Vedete, la settima minore in caso di Do è un Si bemolle. Chiaramente suonata immediatamente dopo la settima maggiore risulta essere un po' strana, però il suono della settima minore sulla triade maggiore è proprio questo. Suono che comunque è assolutamente utilizzatissimo. Pensate ai blues, ne abbiamo già parlato, sono tutti accordi di questo tipo. La stessa cosa posso farlo ovviamente anche partendo dalla triade minore mettendo le due settime. Ora, io vi consiglio di ricavarveli da soli, tanto le diteggiature girano sempre qua intorno, ne avete viste tre. Vediamo magari uno dei minori, per esempio la triade minore con la settima minore, che sarebbe questo. Allora io posso partire dalla quinta, metterci la settima minore e fare questa cosa. Quinta, settima, tonica, terza. Settima, tonica, terza, quinta, tonica, terza, quinta, settima. Mi sposto. Quinta, settima, tonica, terza, settima, tonica, terza, quinta. Ovviamente poi mi sposto sempre cromaticamente, tanto le diteggiature sono sempre le stesse, dovrete prendere un po' d'occhio sulla tastiera. Minore con la settima maggiore ve lo risparmio, che è un accordo abbastanza impegnativo e usato in determinati contesti che magari non sono così immediati. Quindi vi suggerisco su queste tre possibilità di accordi di settima, più le due triadi invece sì, di esercitarvi un po' lungo tutta la tastiera, sfruttando al meglio tutti i rivolti. Allora, come lavorare su questa cosa? Riguardatevi questo video, studiate bene le diteggiature, trovate poi tutte le tab con le notazioni anche come sempre, scaricabile dal mio sito dopo esservi registrati nella sezione download.
Guardateveli, riguardate il video, leggete esattamente le tablature, se possibilmente anche le note, ecco, se ci riuscite. Suonatevele lentamente, cercate di assimilare proprio la posizione di ogni singolo rivolto, magari anche banalmente partendo dal Do. Solo quando siete sicuri cominciate a muovervi lungo la tastiera, quindi Re bemolle, Re, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è la fase tecnica, quindi potrete mettere un metronomo e queste diteggiature suonarle proprio a tempo, cercando di aumentare, di incrementare gradualmente le velocità di esecuzione. Basta, questo è tutto. Spero di aver fatto un po' di luce in più. Comunque, se avete altri dubbi, potete scrivermi. Questa, diciamo, è più una lezione tecnico-pratica, ok? Quindi abbiamo parlato, sì, un po' dei rivolti, delle settime e degli accordi minori, ma non in modo così esaustivo, così completo. Per questo magari più in là torneremo ancora su questo argomento, magari più da un punto di vista teorico. Se vi è piaciuto quello che abbiamo fatto, fatemelo sapere. Se avete delle domande, come sempre, me le scrivete qua sotto nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, cliccando anche sulla campanellina di fianco al tasto iscrivervi. Iscriviti, perché così rimarrete poi aggiornati e saprete sempre tutto quello che vado a fare su questo canale. Mi potrete seguire anche sui vari social, Twitter, Instagram, Facebook e varie ed eventuali. E anche per oggi direi che è tutto. Ci vediamo alla prossima. Se non ci vediamo alla prossima, buon anno, dai, via. Ok, buone feste in generale. Ciao, ciao, ciao.